Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo restituito Josh alla Stag. La Stag ci ha lasciato un po' stare, ma per tutta risposta ci hanno bombardato. E l'altra volta la stanza era del tutto a posto. Ora che sono uscito e rientrato, l'unica cosa diversa è il televisore un po' rotto e qualche sparo sul muro. Cioè non è che dopo un bombardamento è tutto distrutto. No. E devo rispondere al cellulare. The Luchadors use Rusty Needle as a front for distributing their steroids. I heard a big certo. Shipment coming through there right about now. Guarda, ci vado subito. La verità è che dobbiamo andare a incontrare Kilbane, quindi diciamo che ho bisogno di un vestito appropriato. Anche perché la missione di oggi è in diretta con Kilbane. Good, it's you. Yes, it's me. And? Sorry, was reading. More crimes attributed to the Deckers have been popping up. Anything we can use? Possibly. Oh, that's not good. What? What isn't good? We'll need another person. Maybe Shandi. Meet me at Smiling Jack's Diner. Kinsey? Ok. Shit. Arriviamo subito allora. Una limousine. È uno di quei veicoli che non vedo spesso in giro. Eccoci arrivati. Vai, macchina. Madonna mia, i danni siluro, 500% anche esplode ora. Pum. Madonna mia, 105 di esperienza. È tanta roba, eh. What's up? You need to see this. Fortunately, this exclusive footage has come to light. Sì, come se non si vedesse che quell'immagine è una fotografia. Thanks for being here, Eddie. My pleasure, Jane. And call me. Call me Kilbane. Kilbane. Very well. Kilbane, there are some who claim you're a criminal. No, no. This is Jay Valderrama. Yeah, please. The Saints are criminals. Call me eccentric, but I'm just an entertainer slash businessman slash philanthropist slash... Sì, Iron Man. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. Well, fucking disclose it. I might be able to triangulate where they're shooting if you go to the broadcast towers. Ci pensiamo noi. Vai. Inizia a salire, forza. Call in a favor to get a helicopter. Use it. I'll explain Shandi? When you're airborne. Su. That asshole's gonna trash the Saints on air. He already perfetto. Is. Noi allora lo impediremo. Ma senti la trasmissione intanto. Ecco qua. Forza. Non pensateci, noi saliamo su sto elicottero. Shandi? Some may call that preying on the weak. We're here, Kinsey. What's next? Okay. I sent you coordinates to several radio towers. Head to the first one and let me know when you've landed. Va bene, andiamo alla prima allora. I bambini che aiutiamo. It's a 2-month summer program that gets kids off the streets and into the ring. Certo. Peccato che voi non vedete i sottotitoli, però, cioè, bene o male si capisce quello che stanno dicendo. Ui, chi è da dove ci ha sparato? Eccoci qua. Allora, iniziamo. Madonna mia, che è successo? Use the transmitter I left under the seat. Place one next to the radio antenna, then head to the next tower. How much of this city you think she's monitoring? Who cares? As long abbastanza, as she isn't bugging my bedroom. Oh, that's mental. She wouldn't do that. You sure about that? Well, now I'm not going to be able to sleep tonight. Thanks. Ecco fatto. Allora, intanto che voi li tenete occupati, cioè voi, lei. I'm still going. Ecco fatto. Finiamo la triangolazione. Ok, intanto rubiamo anche i soldi e le munizioni da terra. Forza Shandi, dobbiamo ritornare sopra l'elicottero. Eccoci qua. Shandi? Dov'è? Perché ci sta mettendo tanto? Perché c'è ancora sto problema di questa missione o comunque di quando salgono le scale che vanno così lenti, companion? Non l'ho mai capita dal gioco originale che fanno così, eh.
Ah, sta parlando di Angel. If Angel de la Muerte was to come out of hiding, would you face him in a rematch? Without his mask, he's nothing. Senza la sua maschera è niente. Sta dicendo che senza la sua maschera Angel non vale nulla e che se volesse scontrarsi con lui dovrebbe sostanzialmente riguadagnare il valore perso. Kinsey, where'd you nick these transmitters? It's safer you don't know. Ecco what fatto. You mean safer? Well, probably means that it's safer if you don't know. Look, they work, that's all that matters. What are we gonna do about that video the press Ricarica. Has? Who cares? Let PR worry about that. Ci penseranno in PR. We blew up a landmark. I don't think it's that easy. Then what the hell do we pay them for? Covering up the small shit. When was the last time we did small shit? Vabbè, quello è vero, effettivamente. Quando è che una cosa fatta dai Saints era piccola? Che tra l'altro qua in questa missione molto spesso le prime volte mi capitava di cadere di sotto correndo, ma perché il gioco clippava tra una cosa e l'altra e quindi cadevo di sotto. E quindi finiva sempre che in questa parte morivo. Wey, dove è nascosto? Tra l'altro dovrei lanciare giù qualcuno effettivamente. Ed è un po' che non lanciamo qualcuno da un punto alto. Perfetto. Secondo trasmettitore fatto. There, got it. Sending the coordinates of the van. Van? A broadcasting van. It's where the signal is being sent from. They're inside it? No! Io non credo proprio. There's a laser signal tracker to help me find the broadcast location. What the hell are you jabbering on about? The light on the helicopter! Shine it on the van! Really? Più semplice di così. Allora, aspetta un attimo. Addio! No! No, e dai! Lancio sbagliato! Ecco fatto, almeno... almeno so che è morto. Ce n'è qualcun altro che si fa lanciare? No? Dai, siamo sopra di almeno 500 metri? No, dai. Forse 500 metri no, però. Anzi, aspetta. Ecco qua, perfetto. Vieni, Shondi, vieni, vieni, vieni. Shondi? Bravissima, dai, che hai fatto... la cosa migliore a saltare. Shondi, dove vai? Dove cazzo vai? Qui, qui, qui. Dai, cretina. Per favore. Dai, dov'è? Oh, calmo, calmo. Ah, devo andare. Ecco fatto. Ecco, ora che non c'è più nessuno, puoi farmi il favore di salire? Eh? Forza, Shondi. Fammi sto favore, per favore. Potevamo farlo già 5 minuti fa. Non è vero, non erano 5, però... quasi. Allora, forza, andiamo alla ricerca di quel cavolo di furgone e speriamo che si vada a bloccare in qualche punto. Eccolo, eccolo lì che sta passando. Quanto ci mette però a scendere sto elicottero? La madonna. Dove è andato? Ma scusami, è mago. Dio mio. Ok, un po' più in alto. No, dove sta andando? Maledetto! Si è andato a incastrare. Mi rende la vita più facile, per carità, eh. Ecco fatto. Bravissimi che vi siete incastrati. He's in an abandoned office building. Let me send you the location. Nice work. Bravissima, Kinsey. Now let's get it good and riled. What are you gonna do? Okay, patching yourself. Vado, lo ammazziamo. Looks
Tra l'altro dovremmo potenziare un po' i palazzi, eh? Il palazzo. È l'unico che abbiamo, quello. I'm sorry. Do you have a question for me? This looks like the place. Clear him out, quick and quietly. Quietly? Quiet-ish? Che tra l'altro è un peccato perché non abbiamo sentito cosa gli stava per dire. Vieni qui. Che ho voglia di lanciare un po' di stronzi. Vieni con me tu, che ti faccio fare un bel volo. Vieni qua. Sì, lo so, abbiamo ancora 7 minuti. E non è solo tantissimo, però. Ecco fatto. Morti tutti. No, cambia arma. Perfetto. Ecco qua. È stato molto divertente questa uccisione, eh? Devo essere sincero. Boom! I'm a badass. Oh, è tornata la stronzetta, eh? Ecco qua, dammi sto martellone, per favore. Vieni qui. Peccato che non faccia molto danno sto martello, eh? Ne manca uno. Che ce l'ha Shondi. Ecco fatto. Oh, ciao Jane Valdaosta, come stai? Sei un po' troppo gialla. It's been a while. You look good. Sì, anche se non muovi la bocca. You mentioned heading north. You're not after me about the interview, are you? Back in the bird. We're going. Vedi, noi la muoviamo la bocca, lei no, lei le sta ferma. Vabbè, guarda, non mi lamento neanche troppo ormai. Va bene così, accetto tutto. Abbiamo altri 5 minuti e ce la possiamo fare tranquillamente. Basta che ci muoviamo, forza Shondi. Non perdiamo tempo, per favore. Brava ragazza, così mi piaci. Ah, eccolo lì, con la sua bella macchinozza, Vai Shondi, mi fido di te e so che non sei drogata in questo momento. Tra l'altro, ora che ci penso, dopo aver rigiocato il 2, questo pezzo di missione qua che sta per accadere è molto simile alla parte finale della missione dei The Sons of Samedi, quando spariamo col bazooka al presidente, insomma. Ehi, ciao, come no? Ow. You all right? I had him. I know. It's not your fault. Something weird happened. Già, qualcosa di strano. In diretta con Killbane. Matt Mirler ci ha scritto. E ora sappiamo benissimo a chi andare a fare il culo. È il momento di andare a prendere quel ragazzino. Però prima... Allora, prima prendiamoci i soldi. Minchia, quasi 60.000 dollari. Vediamo i potenziamenti. Abbiamo energia, rigenerazione 4. Beh. Volevo... Beh, in realtà possiamo ancora aspettare. Ce la facciamo a gestirla. Così aumentiamo un po' i guadagni, in realtà. Dobbiamo tornare un attimo alla safe house. E direi di potenziare un po' questo posto. Ci vogliono 20 più 40 sono 60. Quindi, 1... Tra l'altro qua la musica l'ho tolta per ovvie ragioni, per copyright, se no mi fanno il culo. Ok, potenziamento numero 2.
Wow, guarda adesso com'è spettacolare. Casa strafica. Che tra l'altro stavo notando che se guardate il video, questo qui dentro la roccaforte è quello del gioco originale della PS3, non questo qua rimasterizzato. Ma dai, mi chiedo se l'abbiano lasciato apposta o non se ne siano accorti. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.